Pronto? Matteo, ciao. Non mangiamo, ma dimmi. Stasera? Guarda, in realtà non avevo intenzione di fare qualcosa, pensavo di restare a casa a prendere un film. Sì, ne è passato di tempo. Dove? Vabbè, dai, mi hai convinto, 20 minuti. Ciao, ciao. Andrea. Matteo. Amico mio. Complimenti. Bella macchina di merda. Il solito figlio di puttana. Tu piuttosto da quando è che vesti così elegante? Che ne pensi, eh? Le fighette vanno pazze per il maschione elegante. Ma davvero? Le camicie hawaiane che fine hanno fatto? Le piccoline sono a casa. Meno male. Soltanto due tipi di persone possono portare quelle camicie. I gay e i panzoni buon tempone. Sai chi lo diceva? Homer Simpson. E dimmi un po', in quale buco di culo mi porti stasera? Guarda, c'è un localino fuori città. Giovedì sera suonano jazz e tra l'altro è gestito da un mio carissimo amico. Per me va bene. Comunque le camicie hawaiane sono di gran classe. Ma che c'è? Ti sei offeso? Ti sei offeso? Il piccolino si è offeso! Il piccolino si è offeso! Quanto mi mancava questo posto. Allora dimmi, che area tira? Ah, il solito. Io divento sempre più vecchio e si sente, no? Portare avanti qualche metro quadro di questo locale mi fa sentire ancora utile. Sempre in forma, vecchio mio. Eh sì, ma chi è l'uomo bianco che ti porti dietro? Ah, che stupido. Lui è mio carissimo amico, Andrea Costa. Ciao, Andrea. Ciao, molto piacere. Mi sembrate assetati, però. Accomodatevi che offro qualcosa da bere. Che ne pensi? Figo. Alla nostra amicizia. Sai, sono stato in Argentina l'ultimo anno e mezzo. Ma dai. Proprio così. E dove di preciso? Buenos Aires, Mendoza, Cordoba? Ho viaggiato tra Buenos Aires e Mendoza, attraversando cittadine e piccoli paesini. Buenos Aires, la città della furia. Sì, ma troppi italiani, cose che non ti aspetti. Non credevo fossimo tutti così attratti da quel posto. E sentite qua. Ci hanno dato anche un nomignolo. Tano. Noi italiani, per quei cazzo di argentini, siamo tutti dei Tano. Come se fossimo tutti di Napoli, vaffanculo. Cane di mia zia si chiamava Tano. Per non parlare del cibo. Pariscia, Pariscia, Pariscia. Non c'era un cazzo di angolo che non fosse infestato dall'odore di carne arrosto. Mi cucinavo una pasta asciutta quando mi capitava di passare al market, ma fidati, è la cosa peggiore che possa esistere. Se mi scrivi 9 minuti al dente, poi perché sembra che qualcuno l'abbia già masticata al posto tuo? Prima le camicie a fiori e adesso la carne. Ma non è che tutto sommato l'Argentina t'ha fatto un po' froce? Ma che problema hai? Ho solo smesso di provocare morte e sofferenza, tutto qua. Ah certo, da quando non porti più quelle camicie al fiume. Ora basta! Vi ammazzo tutti e due, brutti bastardi! Anch'io sono stato in Argentina, ma erano altri tempi, era l'82. A quei tempi uno su 4 aveva l'AIDS, ma ti ritrovavi in una stanza d'albergo con 2 top model e non c'era un preservativo nel raggio di 100 km. Tu che avresti fatto al posto mio? Eppure, eccomi qua, dopo 30 anni, ancora vivo e vegeto e... Non per vantarmi, ma basta una spruzzatina d'olio. E mia moglie mi ama come se fosse il primo giorno. Tavola calda di zia Cindy? Sì. No. No. Il servizio takeaway non è disponibile. Sono le 3:15 di mattina, quindi lei a prescindere non avrebbe potuto ordinare il suo double cheeseburger. Grazie mille. Buonanotte. prego. Sapete già cosa ordinare? Per me pastasciutta. Anche per me pastasciutta. 3 pastasciutta. E tu? Non prendi niente? E pastasciutta sia.